Mi ricordo, era il 4 d.C. Gesù, Giuseppe e Maria andavano in vacanza al mare. Gesù stava giocando e stava facendo i castelli di sabbia quando gli si avvicinò un bambino. Ciao, come ti chiami? Gesù. E che cosa fai? Dio. Anch'io, rispose il bambino. Oh cazzo, e come ti chiami? Maometto. Maometto. E che ci fai al mare? No, niente, l'anno scorso sono andato in vacanza in montagna, quest'anno se tutto va bene, la montagna dovrebbe venire da me. E allora Gesù, per fare bella figura, corse verso il mare e cominciò a fare il surf galleggiando sull'acqua con i piedi. No, io là, guarda qua, il bagnino, appena vide questa cosa, prese, si buttò in acqua e trasse Gesù a riva. Meno male che sono riuscito a salvarti. Tu mi hai salvato, tu mi hai fatto fare quella figura in mezzo con Maometto e mi hai salvato. Tu sei un bagnino, quindi sei un piccolo bagno e per miracolo lo trasformò in un bidet. In quel momento arrivò Giuseppe di corsa. Oh Madonna, esclamò Giuseppe. Giuseppe mi ha chiamato, disse Maria. No, Maria, guarda tua figlia, che combinate. Giù, che cosa hai fatto? Forza, falla ritornare normale. E in quella si sente una voce. Giuseppe, chi è? Dio. Io chi? Non io, Dio, l'Altissimo, Pippo Baudo. No, signore, sono Dio. Oh Giuseppe, disse Dio. Oh Dio, disse Giuseppe. Tu mandarono avanti per 6 giorni, il settimo si riposarono. E al settimo giorno il Signore, nella sua infinita bontà, aiutò il bidet a tornare un bagnino. Il bagnino andò da Giuseppe e gli chiese: tu sei il papà di Gesù? E Giuseppe rispose: putativo. Ma siccome il bagnino non sapeva che cavolo significava, lo gonfiò come un canotto. E Giuseppe sorrideva sempre. Ora siamo al 6 d.C., il primo giorno di scuola. Entrò il maestro e disse: buongiorno, io sono il maestro. Anch'io, rispose Gesù. Cominciamo bene, tu fai spirito, se no la lavagna. 3 pesci più 3 pesci, quanto fanno? 9 pesci, disse Gesù. Quella è la moltiplicazione dei pesci. Ciuccio! E Gesù ci ha detto: ciuccio a me! Ciuccio a me! E per miracolo trasformò il maestro in un bidello. Arrivò il preside di corsa e disse: chi è stato? Pietro si alzò e gridò: è stato Gesù! E Gesù disse: Pietro, prima che la campanella suona del quarto ti spacca la faccia, capito? Il preside prese per le orecchie Gesù e disse: io non ce la faccio più, domani verrai accompagnato dai tuoi genitori. E Gesù rispose una parola: io ne tengo 3 o 4, quello di quelle vuoi? Ah sì? E allora io ti sospendo a vita, anzi chiediamo alla classe. Io in presidente c'è un altro bambino che si chiama Barabba, chi volete che sospenda? Gesù a Barabba? All'udire di questa parola Gesù fu colto da improvvisa ira e per miracolo trasformò il preside in un supplente di ginnastica. Arrivò Giuseppe di corsa ed esclamò: oh Madonna mia, la Madonna comprende? Disse: oui, c'est moi, Maria, fa piacere. In quella si udì una voce. Giuseppe, chi è? Dio. Io chi? No, io, Dio, l'onnisciente, quello che mangia di tutto. Giuseppe, quello è l'onnivoro. E il Signore, nella sua infinita bontà, aiutò il maestro e il preside a ritornare normale. E loro andarono da Giuseppe e gli chiesero: tu sei il papà di Gesù? Putativo, disse Giuseppe. Ma siccome loro lo sapevano che significava, presero Giuseppe e lo gonfiarono come una zampogna. Ma Giuseppe continuava a sorridere. Ora era il 10 d.C., il 25 di dicembre, il giorno del compleanno di Gesù. Giuseppe stava facendo il presepe. Che cos'è questo? Disse Gesù. Papà, ce n'ho niente, questo è un ricordo di quando io e la mamma siamo andati in campeggio dove sei nato tu. Giuseppe aveva organizzato una festa di compleanno, ma ancora non si vedeva nessun bambino. Papà, ma com'è che non vengono i miei compagni? Che ne sa, ce ne dà la voi a Pasqua. Si presentò solo il piccolo Giuda, che portò in dono una scatola di baci. Buon compleanno Gesù, ma non ti dovevi disturbare, è un piacere, rispose Giuda, ma va fa un botto, disse Gesù. Quanti anni compi? 10, 23 di questi giorni. E il piccolo Gesù, appena udì queste parole, senza sapere perché, fu colto da ira e non volle più festeggiare se ne andò a letto. Ma fu verso mezzanotte che fu svegliato dai rumori sospetti. Si alzò dal letto, corse in salone e vide un uomo tutto vestito di rosso che scendeva dal camino con la barba bianca. E tu chi sei? Sono papà Natale, un maronna mio, tuo papà, io non ce la faccio più, e lo incenerì. Giuseppe, svegliato dal frastuono, arrivò di corsa nel salone e disse: oh maronna mia, oh Giuseppe, disse la Madonna, oh Giuseppe, stava andando a sedere, già faccio vedere. Maria, per piacere, fai il grafoni. Giù, che hai fatto? I lezzi Nicola che portavi i regali di Natale, forza, aggiustalo. Ma in quella si udì una voce: Giuseppe! Chi è? Dio! Io chi? Giuseppe! Sono Geova! No, per piacere, mettete di aprire sotto la porta, tornate domenica prossima, che qua già stiamo incasinati.
ma il Signore nella sua infinita bontà aiutò Zi Nicola, e Zi Nicola andò da Giuseppe e gli chiese: tu sei papà di Gesù? Ma è inutile che mi rispondi, io saggio, sono Zi Nicola. E Zi Nicola quindi praticamente lo gonfiò come un cotechino, e Giuseppe sorrideva, e la gente chiedeva: ma perché nonostante tutto questo tu sorridi sempre? E rispondeva: che cazzo sorridi, tengo una palestra. E fu proprio per questo che Giuseppe fu fatto santo.